Buongiorno e benvenuti in una nuova challenge e questo sarà anche, spostiamo un attimo, che faccio un danno, e questo sarà anche l'ultimo video di questo 2021, anche perché oggi è 29 dicembre, quindi finirò questo video il 30, lo vedrete il 30 e il 31 non uscirà nulla. L'anno scorso uscì la challenge il 31, proprio in questi giorni la stavo registrando. Adesso non ricordo bene il giorno in cui la registrai. Uscì il 31 dicembre la challenge 10.000 calorie, quella lì che mangiavo come The Rock. Non se ve la siete persi, ve la lascio giù nell'info box. E quindi volevo concludere con la challenge Degustabox. Sapete che io non ci collaboro con loro, però giù nell'info box vi lascio il link. Cliccando questo link, se non avete mai acquistato nulla, c'è cioè una box da Degustabox, è la vostra prima box 9,99 euro invece di quasi 16 euro, compresa di spese e di spedizioni. Ovviamente al momento in cui vi acquistate Degustabox vi rilascio anche a voi un codice o un link da dare ad amici e parenti, così che a tutte le persone che acquistano tramite voi riuscite ad accumulare 50 punti. Ci tenevo, la dovevo dire anche per l'ultima volta dell'anno, poi lo dirò anche l'anno prossimo. Per colazione, lo hacker. Allora, io suppongo che siano uguali a quelli là, ovviamente dico la linea, tutto, quelli lì, mandorle e cioccolato che ho, mandorle e nocciola che ho provato, mandorle è nella fine del mondo, questa qui è gusto biscotti con cioccolato al latte. Vediamo. Sono un po' diversi, questi sono più rotondi. Sono molto più buoni gli altri che ho assaggiato. Perché sono molto sottili, quindi il cioccolato non si sente molto, il biscotto sopra è veramente molto 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 friabile. Lo so, non mi fa impazzire. Sono buoni, però mi aspettavo qualcosa in più. Sono buoni, ma sinceramente non è il miglior prodotto lo hacker. Ci sono altri prodotti che sono 100.000 volte più buoni. Adesso mi pisco di bella mia tazza di latte e caffè. Vi dico già, per questo video ci saranno due bonus per il pranzo e per la cena. Quindi a dopo. Buon pranzo, voglio prima assaggiare. Wow, squisito! La panna è buonissima, veramente buona. Ovviamente il mio bonus, salmone affumicato. Ci vuole veramente un botto di tempo per cuocere questi spaghetti, sono stati più di 15 minuti. Panna in gran cucina per cucinare un olio di palma senza glutine a base vegetale. È veramente buona. Invece, per quanto riguarda gli spaghetti, pezzullo, oro di Napoli, spaghettoni, aspettate che vado avanti, pasta di semola di gran duro trafilata a bronzo. Buono. Io sono sincera, a me non piace il salmone affumicato mangiato così, ma cotto mi piace. Veramente buono. Infatti mamma solitamente fa la pasta con salmone e funghi, salmone fresco ed è buonissima. Questa panna è molto leggera, non è pesante, buona. La qualità della pasta è veramente alta. Magello creato, veramente buono, buono, buono.
Devo dire la verità, la pasta ottima, la panna ottima, e quindi noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con una merenda abbastanza strana, ma ci vediamo oggi pomeriggio. Eccoci qua con la merenda, mia sorella sta anche lei perché Ciao a deve tutti! assaggiare. Snack bio, piadatina, la piadina patatina, ricetta classica marchio. Figuri, figuri. Assaggiamo, mi hanno detto, tutta carta, mi hanno detto che è una cosa eccezionale. Ci sta. Deliziosa. Molto però. Non molto croccante. Assaggia. Beh, buono. Farinosa. Spray pan cioccola, panna spray al cioccolato. Allora. Buonissima. Siete tutti? Sembrano i salatini, senza sale. Basta. È molto buona. Si vede? Comunque è una figata. Comunque è buona, la preferisco di più a quella normale. Ok, io faccio un po' di pausa e proviamo una cosa, un po' di cose. A dopo. Sapete che io amo queste cose, quindi non potevo non mangiucciare qualcosina. Marollo, vediamo che ci sta. C'è il ciuccio, vabbè, lecca lecca non lo mangio. La goglia d'oro, ma sono queste le goglie d'oro, non ci sono quelle lì che c'erano tanti anni fa, quelle là due. Vuoi una Coca-Cola? Non ti piace? Coca-Cola. Coca-Cola. E il ciuccio com'è? Coca-Cola. Ci sta pure al Coca-Cola. Sì. Lo voglio. Da questa qui a Coca-Cola, che è il bastoncino lungo, con il limone dentro. Ma wow, pensavo che ci fossero quegli altri là. Sono durissime. Prima non erano così dure. Ci sono anche meno buone. Bruitella, ciu ciu. Sono più buone le bottigliette. E già. Frittella, questa qua è arancia. No, al gusto frutti assortiti. La seconda merenda è andata, ci vediamo direttamente stasera con la cena. Eccoci qua con la cena, mia sorella non gli piace, vediamo. È la No, è un besciamella gusto light. diverso, eh. Non è la besciamella. No, scusami, la panna light. Di quella di mezzogiorno la panna era molto più buona. Allora, ci vuole un botto, raga, per cuocere questa pasta. Avevo tutta la pasta in generale della Degusta Box. Sono le mezze penne rigate della Pezzullo, pasta di semola di gran duro trafilato al bronzo con la panna Gran Cucina Light. E poi ci ho aggiunto un po' di prosciutto cotto. La panna, devo dire la verità, che neanche a me mi fa impazzire, ma già me ne sono resa conto nella cottura. Poi subito si è asciugata, eppure è stata pochissimo, veramente un paio di minuti con l'olio, ma si è asciugata tantissimo. Infatti, Ma non è molto saporita, no, pure come proprio come sapore. sapore.
Infatti quella di mezzogiorno, cioè quella del pranzo, era molto più liquida, infatti pure non si è fatta niente. Questa è light, per questo insomma non è male. Però è la panna. Penso che se ci fosse stata l'altra... Forse era meglio il prosciutto cotto sfilacciato più che a cubetti. E quindi nulla, noi ci vediamo, la mia recensione ve l'ho data già nel corso dell'assaggio del piatto, quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina con una colazione, già ve lo dico, triste. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione. Devo dire la verità, questo tè mi era mancato molto, mi ha ricordato tanti tanti ricordi. Quando andavo a scuola mi facevo un bel bibitone la mattina, mi sentivo bestissimo, mamma mia, facevo 7 miliardi di cose e mi facevo sempre un litro di tè la mattina caldo da portarmelo e da berlo poi nella mattinata. E ho usato tantissimo Fit Via e Natural Mojo, però comunque costano tanto come tè, cioè questo singolo prezzava sul volantino della Degusta Box 15 euro. Orange Berry Slim Tea. Allora, l'arancia, della verità, l'odore è veramente troppo forte. Infatti io quando ho aperto mi stava venendo la nausea, per non dire altro. Veramente proprio forte. Però poi, perché ho assaggiato un pochino, che ho girato col cucchiaino perché non ho trovato neanche il colino, quindi vabbè. Ed era buono, poi dopo vedo pure la recensione qua, però l'ho assaggiato già di là e mi è piaciuto molto. Sì, tanto proprio il sapore di frutti di bosco, l'arancia non si sente per nulla, ma i frutti di bosco tantissimo. Però è molto buono, è dolce, però non è tanto, scusatemi, non è tanto stucchevole come l'odore. L'odore, raga, è pazzesco, cioè è veramente troppo forte, anche perché è un mix, però è molto molto buono, mi piace. Ed è la cereal, non lo so, comunque questo marchio qui, senza glutine, nocciolato, è una barretta. Prodotto specificamente formato per persone intolleranti al glutine. Sì, una berretta alla nocciola. Troppo curiosa di provarla comunque. Ma che odore pazzesco! Vabbè. Fermi tutti. È buonissimo. Questo è un prodotto senza glutine. Wow. La nocciola al cioccolato si sente tantissimo. All'interno sembra tipo, sapete cosa sembra? Una fetta wasa. La consistenza è la stessa. Buonissimo. Ok, io finisco la mia tazza di tè. Di nulla, colazione molto approvata. Io spero che questa challenge, questa ultima challenge, vi sia piaciuta. E noi ci vediamo nel 2022. Ciao!